La mia teoria è che noi stiamo vivendo una nuova guerra fredda. Va bene, confrontala e contrapponila all'originale di Musa. Tesoro, le tue studentesse hanno lo sguardo vacuo. Ti ascoltano solo perché sei tanto carino. Che c'è? Il mio schermo interferisce con i vostri? Chi è? Una signora dall'ufficio del presidente. Associazione genitori degli Stati Uniti. Sono convinto di poter cambiare il mondo e vorrei che tu mi aiutassi. Voglio che subentri tu, come segretario di Stato. Le riprese dei droni mostrano solo fiamme e macerie. Non possiamo permetterci un altro Black Hawk Down. 50 uomini basteranno. Con del supporto aereo, se lo desidera, e due elicotteri pronti nel caso di un'eventuale evacuazione. Il suo discorso ha fatto tendenza, signor segretario. Twitter sta esplodendo. Come avrà notato, il protocollo non è esattamente il mio forte. Sanità, istruzione, diritti delle donne, come vuole impostarla? Con tutto quello che ha detto. Ti rendi conto che stiamo parlando di un omicidio all'interno della Casa Bianca? Alla prossima. Posso affermare con certezza che nessuno poteva sopravvivere. Possiamo ancora intervenire? No, non intervenite. So che sei molto amica del presidente, ma fai parte di un'istituzione ora. Trarne vantaggio sarebbe davvero poco prudente. E come ne trarrei vantaggio? Scavalcandomi. Spero le piacciono i bocconi amari. Il nostro ambasciatore in Kenya ha definito un loro ministro un ippopotamo idiota e sudaticcio. Lei è al corrente che potrei rendere la vita difficile a sua moglie. Prima eri presente con i ragazzi. Non può mollare. Estrema razio. Devo farlo. Gli Stati Uniti sono molto dispiaciuti per il malinteso tra i nostri due paesi. Un altro Edward Snowden. Gli insulti non hanno posto nelle nostre relazioni. È un cittadino americano. Non mi servono lezioni di responsabilità civica. Bene, ma se muore, è colpa sua. Ho pentinato al ministro degli esteri Gorev che tu avresti dato a sua figlia Na se lui avesse convinto il suo governo a vendere al Pakistan un certo sistema d'arma difensivo. Dimmi che scherzi. Il tuo lavoro è più importante del mio? Ovviamente no. Ma sei disposta a rischiare la mia carriera? Un uomo sta per essere ucciso. Chi è che sarà ucciso? La mia dignità ormai è solo un ricordo.